La bolletta che è arrivata per il 2018 copre l'intera previsione di spesa per quanto riguarda la Tari del 2018. Non prevede assolutamente la possibilità di una bolletta aggiuntiva a conguaglio ed è cristallizzata, diciamo, nell'importo. E questi ritiri straordinari che state facendo in questi giorni, tipo all'ospedale, Fontanella, quindi non graveranno sui costi dell'utenza? Questi interventi straordinari sono comportano una spesa che è completamente, diciamo, coperta dai grandissimi risparmi che stiamo realizzando con la differenziata. Anche per quanto riguarda la scadenza di questo contratto, e probabilmente non si riuscirà ad attivare il nuovo contratto per una serie di problemi di carattere procedurale, non sostanziale, procedurale, la faremo a costi che siano uguali all'attuale servizio, senza nessun incremento di spesa. Ecco, questi turni che sono saltati, in qualche modo la gente si è un po' spazientita. La gente ha ragione di essersi innervosita, ma i cambiamenti di turni noi li abbiamo fatti perché erano indispensabili, per evitare che si bloccasse il ciclo della differenziata, perché si riempivano i compattatori, non avremmo avuto possibilità di svuotarli in tempo e quindi siamo stati costretti ad aggiustare qualche giornata in modo da fare quelle più leggere, compensarle con quelle più pesanti. Da oggi, diciamo, i turni sono assolutamente regolarissimi. Ci arrivano tantissime richieste sulle isole ecologiche, ecco, le toglierete, le regolamenterete? Quella del villaggio Mosè è un'isola, chiamiamola, di deposito transitorio e che comunque, recependo le esigenze dei cittadini, abbiamo già chiuso. Stiamo realizzando un altro punto di trasferimento nella zona del villaggio Mosè, cercando di evitare ogni tipo di disagio da parte della cittadinanza. C'è poi un altro punto di trasferimento che è a Fontanelle, che è quello relativo vicino al campo sportivo, per i quali io ringrazio i cittadini che abitano nelle vicinanze per la pazienza e il buonsenso che hanno avuto. Abbiamo promesso che lo spostavamo e ben presto lo sposteremo perché abbiamo già trovato un'altra area. Per quanto riguarda l'isola ecologica di Fontanelle, spero che possa essere riaperta. Presenteremo all'USL, diciamo, un progettino di quello che abbiamo fatto. Se abbiamo l'assenso la riapriamo senz'altro, perché è indispensabile ed utile per tutti i cittadini, per gli stalci di potatura, per i pannolini e pannoloni, diciamo, perché li vuole portare durante il corso della giornata, per portare il differenziato chi non ha avuto la possibilità di convenirlo nei mastelle, tutta una serie di esigenze di questo tipo. Assessore, ecco, San Leone ora si riempirà in maniera, diciamo, notevolmente, perché tutta la gente, i turisti, insomma, andranno a San Leone. Quindi siete attrezzati per questo sovraccarico dei rifiuti a San Leone? L'emergenza, diciamo, estate è un problema, cioè, nel senso che è vero che nel centro città c'è uno spopolamento, però i giri bisogna sempre farli nello stesso modo, cioè non si possono eliminare alcune vie, perché anche se ci sta un solo cittadino bisogna andare a ritirare. L'emergenza a San Leone già l'abbiamo valutata, sappiamo quali sono le conseguenze che può portare. Allora noi cercheremo di potenziare sulla base, utilizzando quello che abbiamo e quello che possiamo mettere in aggiuntivo, per poter dare una gestione tranquilla di San Leone.